il punto è uno. Credo che quest'anno sia stato anche l'anno di un certo superamento delle ipocrisie e delle liturgie felpate delle Nazioni Unite, che peraltro, molto onestamente, non sono neanche strane a discorsi, come dire, molto molto duri anche nel passato. Però quest'anno mi pare che vi sia stato un elemento che ha trasformato o reso questa Assemblea Generale delle Nazioni Unite un luogo dove il dibattito, la discussione tra gli Stati, tra i Paesi, è stato molto schietto, molto franco, e non si è fatto un grande uso del dizionario dei sinonimi per dire esattamente ciò che si pensa, il che, se si paragona questo comportamento a quella che è sempre stata l'accusa nei confronti dell'ONU e dell'Assemblea Generale in questa sessione riunita specificamente, allora si dice forse anche meglio così, nel senso che l'attacco prima era si va lì e si fanno tutti i discorsi in fotocopia, una specie di copia e incolla globale che produce esattamente discorsi di pura liturgia senza alcuna sostanza. Invece in questa circostanza non è stato fatto nulla di tutto questo, anzi un discorso molto molto chiaro e molto molto netto. Parto dal Presidente Trump. Il Presidente Trump ha pronunciato alle Nazioni Unite un discorso che non è differente dall'impianto delle cose che lui aveva sostenuto in campagna elettorale, quindi gli va riconosciuto che nel tempio del multilateralismo lui non ha voluto fare un discorso conformista, ma ha provato ad affermare una posizione, e a mio avviso lo ha fatto con chiarezza, una posizione che concili il multilateralismo con la indipendenza e la sovranità dei singoli stati. È un approccio molto molto conforme alla nuova amministrazione americana e a ciò che il candidato presidente Trump aveva detto durante la campagna elettorale. C'è però un però molto importante e positivo dal mio punto di vista, ed è il fatto che si è consolidato il giorno precedente il discorso del presidente Trump, ossia il lunedì, quando vi è stata la riunione tra un evento alla presenza di Gutierrez, Trump, in cui Trump ha affermato la propria volontà e la volontà dell'amministrazione americana di sostenere il processo di riforma delle Nazioni Unite. Cioè il mio giudizio è che questa Assemblea Generale, rispetto al rapporto tra ONU e Stati Uniti, virgola, connotato dalla doppia transizione, nuovo presidente degli Stati Uniti a Washington, nuovo segretario generale delle Nazioni Unite a New York, virgola, segni un passo in avanti nella collaborazione, perché l'amministrazione americana è a bordo rispetto al processo di riforme delle Nazioni Unite. Paragonando quanto si è verificato tra lunedì e martedì a quelle che erano state le dichiarazioni di avvio mandato, io credo che sia un elemento positivo e di avanzamento. Anzi, il Paese che ha vinto fin qui una sfida difficilissima: organizzare un grande matrimonio tra sicurezza e diritti umani, dimostrando che rigore e umanità non giocano un derby, che rigore e umanità non sono principi antagonisti, neanche in questo tempo così difficile della storia. Avendo noi vinto fin qui questa sfida così difficile in un contesto globale in cui il rischio zero non esiste, abbiamo dimostrato che il nostro è un paese sicuro e che pure salva centinaia di migliaia di vite umane, cosa delle quali né noi facciamo un gran vanto, né i giornalisti, voi, aiutate l'Italia a menar vanto del fatto che siamo stati sicuri e solidali al tempo stesso, qui è passata l'idea che sicurezza e solidarietà possono camminare insieme e che noi, che siamo il paese che ha vinto questa sfida e che abbiamo salvato centinaia di migliaia di vite umane, non possiamo accettare transazioni sui diritti umani relativamente alla presenza dei migranti nei campi libici. Di questo abbiamo parlato molto chiaramente con il presidente Serraj, che sostiene assolutamente questa tesi, idem con Ghassan Salamé, con il ministro Siala. Il punto che noi stiamo portando avanti è spingere ad accelerare l'accordo per la presenza anche fisicamente nel compound della missione delle Nazioni Unite
a Tripoli degli uffici di UNHCR, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e per fare sì che ci sia una presenza vera di queste organizzazioni multilaterali, umanitarie, internazionali in Libia. Non solo, che abbiamo espresso né in italiano e neanche in inglese, ma in latino, reductio ad unum. Ossia, fin qui troppe mediazioni e troppi mediatori hanno prodotto pochi risultati. Adesso c'è il nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite e se si vuol far bene alla causa occorre rafforzarne il ruolo, facendo in modo tale che tutti coloro i quali in massima e piena buona volontà hanno fin qui lavorato in proprio per la stabilizzazione della Libia consegnino i risultati fin qui ottenuti all'inviato speciale, in modo tale che egli ne possa far tesoro. Questo è ciò che è venuto fuori in termini molto chiari. Terzo, per quanto riguarda l'uragano, noi abbiamo già disposto interventi molto chiari e netti di finanziamento per dare una mano d'aiuto. Per quanto riguarda la Catalogna, la nostra posizione coincide assolutamente con la posizione europea. Vi è un'Europa unita e ben chiaramente profilata su questo argomento e noi siamo su quella linea lì. Nulla viene accusata di non far nulla e di non avere un proprio protagonismo, una propria profilatura, una propria dimensione di politica estera. Se segue solamente quello che fanno gli Stati Uniti, viene accusata di essere al carro o dietro al carro degli Stati Uniti. Se si profila autonomamente, deve assumersi la responsabilità di individuare una propria linea di comportamento. Io credo che quest'ultima strada sia la strada corretta, perché in quanto Unione noi dobbiamo sempre di più dotarci di una politica estera. Sul tema delle sanzioni può coincidere al millimetro con le sanzioni degli Stati Uniti, ma può anche non coincidere al millimetro con le sanzioni degli Stati Uniti. E questo esprime una sovranità europea su una trincea molto delicata come quella delle sanzioni, sulle quali l'Europa gioca anche la propria capacità di essere unita e di avere una prospettiva. Sulla questione iraniana che... popoli e dei diritti. E quindi è molto forte la nostra volontà politica, insieme a tantissimi altri compagni e compagne di viaggio dell'Europa, a costruire una lista europea per il 2019, contro l'Europa delle oligarchie, contro l'Europa dei nuovi fascismi, per l'Europa dei diritti, dei popoli, della solidarietà, della giustizia sociale, dei beni comuni, dell'ambiente, della pace e di un Mediterraneo che non abbia più macchie di sangue così estese. Solidarietà, approfitto di questa domanda, alla città di Barcellona per gli arresti politici inaccettabili che sono stati messi in atto in queste ore. Barcellona, città democratica, città autonoma e città libera. Sono convinto che si possa ritrovare un punto di incontro democratico, perché non ci può essere questo conflitto in quella parte del cuore della nostra Europa. Bella ho trovato anche l'immagine che ha rilanciato Pablo Iglesias di Podemos di un incontro tra la sindaca di Barcellona e la sindaca di Madrid. Ecco, la nuova Europa parte dai sindaci e dalle comunità. E anche questo un punto fondante dell'iniziativa di sabato con l'amico Varoufakis. Una novità. Noi abbiamo delle idee molto chiare, ossia se c'è compliance da parte degli iraniani e se le verifiche tecniche dimostrano, come hanno dimostrato, che vi è conformità rispetto agli accordi, rispetto alle aspettative, noi non possiamo che sottolinearlo in positivo e ribadire che non c'è un motivo per andare contro nel momento in cui l'Iran ha compiuto la scelta di conformarsi a quello che è l'accordo. Altro tema è fuori dall'accordo, sottolineo fuori dall'accordo, il nostro giudizio sui loro test missilistici. Questo è un altro paio di maniche e ovviamente noi siamo dell'idea che loro possono anche fare un passo, diciamo, in questa direzione, che
sarebbe bene accolto da tutti, benché non sia un vincolo giuridico dentro il quadro dell'accordo sul nucleare. E lavorare insieme con la città, quindi con l'amministrazione, un atto importante perché insieme con risorse del patto per Napoli si metteranno in sicurezza sotto il profilo della prevenzione antincendio tutti gli edifici scolastici della nostra città che ne hanno bisogno. Quindi è davvero un atto importante, una città in cui tutti contribuiscono alla sicurezza e alla rigenerazione urbana. E siamo davvero soddisfatti perché in questi anni abbiamo visto quanto i professionisti con competenze e passione vogliono dare per la nostra città. Ma mi sembra che c'è una coesione e condivisione istituzionale sugli obiettivi. Noi stiamo facendo la nostra parte con serietà, rapidità e correttezza. Il governo sinora ha fatto la sua parte. Il territorio ha compreso in gran parte quali sono i nostri obiettivi, è una sfida difficile, ci siamo dati un cronoprogramma complicato, ma se tutti fanno la loro parte raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo dati. Innanzitutto il primo obiettivo è il trasferimento entro fine settembre di parte della comunità a Roma dall'auditorium di Scampia e quindi l'allestimento almeno iniziale della sistemazione nell'area nord Scampia della caserma Boscarillo e poi di seguito saranno fatte tutte le altre azioni. Devo dire che ho registrato una grande disponibilità del Ministro della Difesa e anche queste parole del Ministro Minniti vanno nella direzione che ci siamo dati in città e quindi c'è l'attenzione e il rispetto per quella che è l'azione amministrativa e politica della nostra città. Sufficientemente grave come per cercare di avere la solidarietà di tutta l'Europa, per cui dell'Italia che è dove viviamo noi. In questo momento c'è un colpo di Stato del governo spagnolo che ha portato a Barcellona una quantità immane di forze della polizia militare e sufficiente per fermare qualsiasi atto terroristico, ma quello che vogliono fare i catalani non è nessun atto terroristico, ma semplicemente esercitare il diritto al voto, il diritto alla parola. Beh, ci sono tante cose che nel passato sembravano miraggi e che adesso sono realtà, a cominciare dal voto delle donne, per esempio. Speriamo di riuscire ad ottenere qualcosa. Che ci appelliamo al diritto universale e dell'autodeterminazione dei popoli. Questo è un diritto che nessuno ci potrebbe negare e che va al di là della Costituzione spagnola, per cui chiediamo un aiuto all'Europa di schierarsi e di pronunciarsi in questo momento storico. Sì, per noi è un sogno che si realizza dopo 10 anni, aprire uno spazio per bambini all'interno di quartieri, di città come Melito e Scampia, uno spazio che avrà come Peter Pan le finestre e le porte sempre aperte. Il nostro obiettivo è creare una casa degli scugnizzi, un luogo dove provare a formare i ragazzi dal punto di vista lavorativo, ma anche a utilizzare nuovamente le mani attraverso percorsi laboratoriali legati all'arte. Siamo una novità sia tra Melito e Scampia, cioè non è che esistono le librerie, vogliamo invertire i flussi. Qua si viene soltanto per comprare la droga, noi vorremmo che la gente venisse qui per ascoltare Mina Welby, per ascoltare giornalisti, scrittori. Questo è il nostro obiettivo, è dire ragazzi non è vero che bisogna andare sempre al centro per vedere delle cose belle, le possiamo anche fare qui a casa nostra. E noi ci sentiamo spacciatori di cultura, vogliamo riappropriarci di questi termini sottratti dalla criminalità organizzata, che sono cose belle, lo spaccio era un luogo dove comprare cose belle, cose buone, genuine a basso prezzo e la scugnizzeria è anche questo. Un luogo dove è possibile acquistare vino, libri soprattutto, a basso prezzo, quindi accessibile a tutti. Questo spazio nasce anche perché non siamo stati ascoltati abbastanza dalle amministrazioni. Noi abbiamo fatto decine di richieste per avere spazi inutilizzati, ma ci venivano assegnati per pochi anni e non si riusciva mai a recuperare i fondi. Questo è uno spazio della nostra associazione di proprietà, quindi vuol dire che è uno spazio a lungo termine. Passeranno gli assessori, i sindaci, i bandi e noi saremo ancora qui perché possiamo lavorare a lungo termine.
termine. Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera. A noi hanno tagliato un fiore, però siamo qui a sbocciare ancora. Dedicata ai morti nella Seconda Guerra Mondiale, morti appunto per dare a noi la libertà, libertà anche di parola e di espressione e libertà politica, libertà che la Presidente del Consiglio Comunale e tutta la maggioranza Fucksia vogliono ora toglierci. Io credo che l'abbiamo visto di tutti i colori in questi due anni, il sindaco padrone, il sindaco sceriffo che vuole sparare a vista di Piazza San Marco, adesso abbiamo anche il sindaco Podestà che vuole cancellare il confronto democratico del Consiglio Comunale. Credo che sia inaccettabile e ricorreremo a tutte le sedi, compreso il Tribunale, perché non è pensabile di impedire il confronto democratico in un'assemblea elettiva. Non capisco questo nervosismo da parte delle forze di opposizione, anche perché siamo tutti concordi che il regolamento è un regolamento datato e va rivisto. Che successivamente ci siano delle modifiche, che loro là già lo sappiano, questo mi meraviglia ancora di più, perché nessuno di noi ha visto questa bozza di regolamento che proporrà la Presidente alla Commissione competente. Pertanto credo che ancora una volta è una semplice tempesta su un bicchiere d'acqua.